ragazzi, oggi giochiamo a fare i detective. Con i quadri, direte voi? Certo, l'arte a saperla guardare bene ci racconta molte storie. Basta saper analizzare con attenzione alcuni particolari. Osservate questa manina. Cosa trattiene? A chi apparterrà? Appartiene ad una bambina. Dico bambina perché il polso è impreziosito da un bellissimo braccialetto di perle di vetro colorato. Si tratta di Virginia, una bambina bionda con il visetto buffo e l'espressione un po' capricciosa, che se ne sta sopra uno sgabello, abbracciata dalla mamma. Vicino c'è pure Laura, sua sorella. È la famiglia Gualdo, anzi, le donne della famiglia Gualdo, una delle famiglie più potenti di Vicenza, di ben 500 anni fa. Lo si intuisce dagli abiti preziosi, eleganti e dai gioielli. Paola, la mamma, indossa un abito di velluto nero con maniche stratagliate e porta sul petto, appena sotto la sfollatura a collo montante, una collana d'oro con cammeo. È il caschi in petto. Questo dipinto, l'avrete capito, è un ritratto. Siamo nel 1500, quando cellulari e macchine fotografiche non erano ancora state inventate. E se una famiglia altolocata voleva ritrarre i propri familiari, come faceva? Chiamava un pittore che si metteva all'opera con colori e pennello. L'artista che ha dipinto questo quadro si chiama Giovanni Antonio Fasolo e attraverso la sua opera possiamo intuire alcune cose. Secondo voi, bambine vestite così, con abiti eleganti, simili a quelli della loro mamma, diversi solo nel colore, potevano correre, giocare come i bambini e le bambine del popolo e magari arrampicarsi sugli alberi? Certo che no. Le loro vesti ci stanno a dire proprio questo, che i ragazzini delle famiglie nobili e ricche erano considerati come degli adulti in miniatura. Dovevano sapersi comportare bene come i propri genitori, come delle vere dame e dei veri cavalieri. Ma l'opera ci racconta anche un'altra cosa. Quell'uccellino e quel cagnolino non sono lì per caso. Ci parlano. Il cagnolino guarda Laura. Il cane nei dipinti rappresenta l'amore e la fedeltà. L'artista ci vuole dire che Laura si sposerà, sarà una brava sposa e un'amorevole madre di famiglia. E Virginia? Cosa sarà di lei? Virginia entrerà in convento e diventerà suora. Da cosa lo intuiamo? Da quel cardellino che tiene imprigionato nella manina. E l'uccellino è simbolo della passione e morte di Gesù, a cui lei si voterà. Eh sì, i bambini e le bambine di tanti anni fa non erano liberi di fare da grandi quello che volevano, come voi. Il loro futuro era già scritto.